si incrociano al Viviani di Potenza i destini di Sorrento e Catania. Il Sorrento è già certo dell'aritmetica salvezza e strizza l'occhio ai playoff. Il Catania con un successo avrebbe in questa sfida l'opportunità di chiudere i conti con la salvezza, appunto per godersi poi i benefici del successo in Coppa Italia e quindi della qualificazione alla fase nazionale dei playoff. Catania confermato nell'assetto 3-5-2 da Zeoli. Il calcio di punizione di Cicerelli al 27esimo non fa male a Del Sorbo. Si attiva Colai, sarà un fattore determinante nella partita del Sorrento. Riccardi scambia al limite, arriva al tiro Albertoni che ha sostituito Furlan dopo il riscaldamento. Salva in questa circostanza il Catania. Manovra macchinosa quella dei rossazzurri, qui però un lampo di classe, doppio tacco a smarcare Marsura. La conclusione però non è degna della preparazione. Siamo già nel secondo tempo e in una delle prime azioni il Sorrento la sblocca Colai, è incontenibile per Castellini. Assist al rimorchio per Loreto che dal limite dell'area piccola porta avanti i rossoneri. Si rompe l'equilibrio in avvio di ripresa, l'assist di Colai per Ciro Loreto e qui rivediamo l'azione devastante dell'italo albanese. Ancora Sorrento, questa volta il cross è destinato a Ravasio che cerca con una semi acrobazia di infilare Albertoni, va vicino a quello che sarebbe stato un gran gol. Il raddoppio però arriva ancora con un altro numero di Colai, questa volta il suggerimento è per Cucurullo, doppio assist per l'ex Lumezzane, primo gol in campionato per Marco Cucurullo, uno dei protagonisti della promozione del Sorrento. Maiuri si butta nella mischia, prende un doppio giallo per eccesso di esultanza, ammonito in occasione di entrambi i gol l'allenatore del Sorrento, comunque un rosso di felicità, definiamolo così, per Enzo Maiuri. Sorrento avanti Marco, di 2 quando manca Marco meno di 20 minuti. Ecco il tris con il lancio per Ravasio che va a puntare Contec. Ancora Ravasio rientra sul destro, prova a parare Albertoni ma il pallone finisce irrimediabilmente in porta. Sorrento 3, Catania 0 e il gol numero 12 di Mario Ravasio in campionato, il miglior marcatore del Sorrento. Catania messo nell'angolo, le prova tutte con i cambi Zeoli, è entrato anche Cianci a inizio secondo tempo, sarà proprio l'attaccante di Bari a dare un senso diverso alla fine di questa partita. Accorcia così con questo destro incrociato quando mancano 5 minuti, anche qualcosa in meno al 90esimo. Pietro Cianci segno in quello che è stato il suo stadio da attaccante del Potenza. Ancora Catania con Chiarella che ha aggiunto vivacità di nuovo per Cianci di testa. Allo scadere dei 90 il Catania si rifà sotto con la doppietta di Pietro Cianci e nel recupero cercherà di andare a testa bassa la squadra di Zeoli per provare a raggiungere quantomeno il pari. Il nervosismo però tradisce Marsura dopo questo contrasto con Vitiello, prende il rosso l'attaccante veneto, in realtà si sono strattonati entrambi, l'arbitro ha buttato fuori dal match a giochi ormai fatti Marsura. Finisce così il Sorrento, continua a guardare con interesse ai playoff, la pratica salvezza non è ancora chiusa per il Catania che riceverà il Benevento al Massimino negli ultimi 90 minuti.